Buongiorno a Marco Travaglio, vice direttore del Fatto Quotidiano. Io vorrei cominciare con una battuta, mi si permetta, però ho girato un po' in questi giorni alla festa del PD e devo dire che qua c'è molta più gente, qualcosa vorrà dire forse. Stendiamo un velo pietoso. Parlare male del PD è fin troppo facile, quindi poi insomma non mi hanno invitato, quindi peggio per loro. Come mai? L'incontro di oggi ha un titolo, secondo me, piuttosto impegnativo, che è Oltre le larghe intese. Dico impegnativo perché io non so se ci sia qualcosa in questo momento oltre le larghe intese, mi spiego. Ho l'impressione che ci siamo dentro fino al collo e che pochi abbiano voglia di uscirne, a cominciare da, insomma, ormai è quasi un mese che siamo appesi tutti i giorni agli umori del cavaliere. Insomma, c'era una battuta l'altro giorno, diceva la sera cena con la pitonessa e poi boh, a volte si sente, a volte no, non riesco a capire. Dicevo, c'era una battuta l'altro giorno, si diceva la sera cena con la pitonessa Sant'Anché, decide di far cadere tutto, al mattino si sveglia con il barboncino Dudu e insomma, e si va avanti così. L'impressione è che a cominciare dal colle più alto nessuno abbia voglia di andare oltre queste larghe intese. Ma in realtà le larghe intese sono state presentate come una grande novità della politica italiana, imposta in qualche modo dal pareggio dei tre blocchi centrosinistra, 5 Stelle, centrodestra. E in realtà le larghe intese sono semplicemente un coming out, cioè un venir fuori, un dichiararsi pubblicamente da parte di partiti che hanno cogestito il potere per 20 anni sotto banco. Da un certo punto di vista è anche meglio adesso rispetto a prima, perché almeno adesso sono venuti fuori allo scoperto e si sono dichiarati, mentre prima amoreggiavano in segreto. Quindi è una lunga relazione clandestina che finalmente è venuta fuori. Ma io sono 20 anni che racconto le larghe intese, anche se non si chiamavano così, si chiamavano bicamerale, si chiamavano inciuci nelle commissioni, si chiamavano spartizione dentro le banche, dentro le fondazioni bancarie, dentro le ASL, dentro gli acquedotti municipali, dietro le società miste, dentro tutti quei luoghi dove i partiti hanno infilato le loro zampe, per non parlare della RAI. Quindi sono 20 anni che centrodestra e centrosinistra fanno finta di combattersi in campagna elettorale dopo aver governato insieme di nascosto per 5 anni, e ogni volta alle elezioni trovano sempre milioni di persone che se la bevono, e cioè che vanno a votare per il centrodestra o per il centrosinistra pensando che il voto dato al centrodestra è contro il centrosinistra e il voto dato al centrosinistra è contro il centrodestra. Dopodiché seguono 5 anni di delusioni e di disillusioni che però non spingono un numero sufficiente di persone a prendere atto del perché di queste delusioni e di queste disillusioni, proprio perché in questi 20 anni l'informazione appunto ha tenuto in piedi questo teatrino dei pupi dove davanti alle quinte sul palco assistiamo a finte risse e dietro le quinte nel retropalco come i ladri di Pisa ci si spartisce il bottino. Adesso, dato che proprio c'era un problema di numeri per cui non si poteva fare più come si faceva prima, che qualcuno veniva incaricato di andare al governo e qualcun altro veniva incaricato di fare la finta opposizione, per mettere in piedi un governo hanno dovuto uscire allo scoperto e ufficializzare un'unione di fatto che era già ben avviata e ben consolidata.
chiunque studi le vere questioni, cioè le questioni di soldi, le questioni di affari di questi 20 anni, troverà sempre in ogni affare la compresenza di uomini del centrodestra e uomini del centrosinistra, dalle scalate bancarie di Fiorani, Ricucci, consorte Unipol, Banca Popolare di Lodi, scalate ai giornali, spartizioni dei consigli di amministrazione della RAI, Monte dei Paschi, persino il Monte dei Paschi che tutti pensavano essere un feudo della sinistra, abbiamo scoperto che poi se ne occupavano anche Gianni Letta, Verdini, Giuliano Amato, naturalmente non a caso promosso giudice costituzionale. E quindi uscire dalle larghe intese significherebbe uscire da quella che abbiamo chiamato Seconda Repubblica, perché la Seconda Repubblica si regge sulle larghe intese molto più di quanto non si reggesse la prima. Nella prima c'era comunque una certa dose di consociativismo fra i partiti che stavano sempre al governo, il famoso pentapartito, e i partiti che stavano sempre all'opposizione, cioè i comunisti da una parte e i missini dall'altra. C'era molto consociativismo all'epoca, ma non c'era questo modo proprio di fare le cose insieme come invece hanno fatto in questi 20 anni sulla giustizia, sulle questioni appunto sostanziali. Uscire da questa cosa è impossibile perché le larghe intese sono proprio nella testa di coloro che le stanno esercitando. Non è facile cambiare testa, soprattutto a una certa età. I nostri politici di larghe intese sono tutti piuttosto avanzati negli anni. È difficile a 70, 80, 90 anni cambiare testa e decidere di fare improvvisamente come si fa in America, come si fa in Francia, come si fa in Inghilterra, dove uno va al governo e se va al governo quello siamo sicuri che gli altri sono all'opposizione e lo controllano, e la volta dopo chi va al governo ha la certezza che gli altri che prima ci stavano adesso staranno all'opposizione. Qui non si riesce mai a capire dove comincia, dove finisce l'opposizione e dove comincia il governo e viceversa. Per questo, rieleggendo un anzianissimo, sia per anagrafe sia per età politica, Presidente della Repubblica, che è il simbolo di questa casta, era assolutamente impensabile che venisse fuori un governo che uscisse dalle larghe intese. Infatti è venuto fuori un governo che riproduce esattamente la stessa maggioranza che avevamo l'anno scorso e che però nel frattempo era stata dettaglio, bocciata dagli elettori. Allora, quando dicono che noi abbiamo la classe politica che ci meritiamo, per carità, può darsi che molti se la meritino, ma che cosa dovevano fare di meglio e di più gli italiani se non togliere 10 milioni di voti al PDL e ai voti così ingente verso una forza nuova mai vista prima in Parlamento? Il risultato finale è stato che si sono rimessi insieme esattamente gli stessi che stavano insieme prima, e fanno finta pure che sia una cosa nuova, che ci stanno male. Enrico Letta dice non è la maggioranza che avrei voluto, dicono cose assurde. In realtà sono sempre stati abituati alle larghe intese, tant'è che appunto ci sono addirittura famiglie che rappresentano le larghe intese. La famiglia Letta è una famiglia dove lo zio è il braccio destro di Berlusconi e il nipote è il vice segretario del partito che dovrebbe opporsi a Berlusconi. Ci sono già i matrimoni misti fra centrodestra e centro, ci sono molte unioni non ancora regolarizzate tra centrodestra e centrosinistra. Si trovano talmente bene che si fidanzano, si sposano, fanno affari, quindi le larghe intese sono veramente un caposaldo della Seconda Repubblica, non sono un incidente capitato pochi mesi fa perché non si sapeva come uscire da una situazione di stallo, sono un'abitudine le larghe intese, e non sono un'abitudine che nasce da un pensiero comune.
perché se uno avesse un pensiero comune, perché non dovrebbe mettersi insieme ad altri che hanno più o meno il suo stesso pensiero? Nascono purtroppo da un pensiero che non esiste più. Se voi fate mente locale, provate a riassumere qual è il pensiero e quindi qual è il programma, qual è il modello di società che proponevano il centrodestra e il centrosinistra alle ultime elezioni, non vi viene in mente niente. Non vi viene in mente niente. Vi viene in mente uno slogan: restituiremo l'IMU e poi la aboliremo, lanciato da quello dei due che è più abile a comunicare, anche perché è il padrone della gran parte dei mezzi di comunicazione. Degli altri manco gli slogan vi vengono in mente, perché c'erano delle pietose battute tipo smacchieremo il giaguaro, che come programma di governo era piuttosto deludente, diciamo, anche perché non si capiva che cazzo vuol dire smacchieremo il giaguaro. Io non ho ancora capito proprio che cosa vuol dire. Quindi non possono nemmeno paragonarsi alla grande coalizione che in Germania, per esempio, hanno fatto Schröder e la Merkel, quando nessuno dei due ha avuto i voti per governare da solo, perché lì si sono ritrovati, hanno messo insieme una serie di punti e non erano sciocchezze, non erano smacchieremo il giaguaro, non erano vi togliamo le tasse e vi regaliamo i soldi, erano roba seria. Basta vedere quello che ha fatto la Germania negli ultimi 20 anni, mentre noi ci facevamo sgovernare da questi cialtroni. La Germania si modernizzava, la Germania investiva in tecnologie, in economia verde, in energie alternative, faceva tutto quello che avremmo dovuto fare noi per farci trovare pronti di fronte alla crisi. Ragion per cui la Germania è uscita dalla crisi quasi subito, mentre noi siamo ancora con tutti e due i piedi dentro. Quindi la grande coalizione tedesca era basata su un grande programma, su punti condivisi di cose concrete che hanno cambiato quel paese negli ultimi 20 anni. Infatti oggi c'è la corsa ad andare a Berlino perché c'è lavoro, perché ci sono esportazioni, perché le case te le vendono, te le affittano a prezzi accessibili, a differenza che in Italia, insomma, hanno creato un paese vivibile, mentre da noi appunto per 20 anni assistevamo a questo teatrino dietro il quale poi tutti si occupavano di un'unica cosa, e cioè dei cazzi privati di Silvio Berlusconi, dei suoi processi e delle sue aziende che sarebbero fallite 20 anni fa se non fosse entrato in politica per scaricare i suoi debiti su di noi. Il risultato è che invece di fallire lui per debiti, stiamo fallendo noi per debiti. E ancora ci siamo dentro, per cui nel momento appunto in cui si dice usciamo dallo scontro che non è mai esistito fra berlusconismo e anti-berlusconismo, intanto siamo ancora nel pieno del berlusconismo, per cui l'unico punto all'ordine del giorno della politica da 2 mesi a questa parte è come fare in modo che questo signore la faccia franca, adesso che è anche ufficiale col timbro della Cassazione che è un delinquente. Questo delinquente, tra l'altro, frodatore fiscale naturalmente, non delinquente perché abbia tagliato una recinzione o abbia fatto una critica eccessiva, un delinquente perché ha frodato il fisco. Quindi questo è il punto. Mentre tutti dicono bisogna uscire eccetera, in realtà la politica italiana è ancora bloccata da ciò che la blocca da 20 anni, e quindi usciremo dalle larghe intese fino soltanto nel momento in cui tutti, fino all'ultimo, coloro che hanno rappresentato gli italiani in questi 20 anni saranno usciti con le mani alzate dal Parlamento e dalle istituzioni, perché fino a quando resteranno lì dentro ce l'hanno proprio nella testa, nel sangue e soprattutto nel portafoglio le larghe intese. Le elezioni presidenziali
perché poi è lì che si è giocato tutto. Nel momento poi in cui le presidenziali sono tornate su Napolitano, era scontato che Napolitano avrebbe riprodotto lo stesso schema di prima, e lui è una siringa monouso, sa somministrarti soltanto un medicinale che è l'inciuccio. Si trattava di mandare al Quirinale, non volendo quella medicina letale, qualcun altro, perché se ci mandi Napolitano ti somministra l'inciuccio, no? Proprio è una coazione a ripetere all'infinito, indipendentemente da come gli italiani votano, anzi a maggior ragione. Se gli italiani non vogliono l'inciuccio e quindi bocciano i due partiti che hanno fatto l'inciuccio, lui te li ripropina uguali, anche se dimezzati, proprio perché nessuno da solo è più in grado di lavorare senza gli altri. Il problema quindi è quello che è successo prima. Quello che è successo prima lo sappiamo tutti, ed è un insieme di bugie da parte del Partito Democratico e di Napolitano, che per mesi ha ripetuto che mai e poi mai avrebbe accettato la rielezione, e poi ha dimostrato di essere un bugiardo. Abbiamo un Presidente della Repubblica bugiardo, di ingenuità e improvvisazione nel momento delle consultazioni da parte del gruppo dei 5 Stelle. Io non credo che i 5 Stelle, se avessero fatto dei nomi o se avessero gestito diversamente la candidatura a Rodotà, avrebbero ottenuto un governo un po' meno peggio di questo, che in qualche modo li coinvolgesse, e un Presidente della Repubblica diverso da questo. Io sono fermamente convinto che Napolitano abbia sempre lavorato per la propria rielezione, convinto come è in questo suo delirio senile di onnipotenza di essere l'unico in grado di fare il Presidente della Repubblica. Lui è convinto di questo, lui è convinto di essere l'unico salvatore della patria. Per questo i padri costituenti non avevano previsto il doppio mandato, e anche se non erano stati così espliciti nell'escluderlo formalmente, ma lo spirito della Costituzione è chiarissimo, come lui stesso aveva detto, come tutti i suoi predecessori avevano detto, perché 7 anni lì dentro sono già fin troppi, 14 veramente ti senti Napoleone, e noi non abbiamo il presidenzialismo, e quindi non abbiamo bisogno di Napoleoni al Quirinale. Io penso che lui abbia lavorato molto sapientemente, per, essendo l'unica mente politica lucida in un campo politico di mezze calze e di mezze seghe, è l'unico che ha un progetto. Il suo progetto è quello di restare lì per garantire che nulla cambi. Per garantire che nulla cambi, come ci chiede l'Europa. Prima delle elezioni il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, disse una battuta che è stata molto sottovalutata, molto inquietante. Qualcuno gli chiese se era preoccupato per possibili sommovimenti nelle urne italiane. Lui rispose: no, l'Italia non ci preoccupa tanto, al pilota automatico. Il pilota automatico che cos'è? Sono le direttive delle autorità finanziarie europee e di Napolitano, che le ritrasmette e le traduce in lingua italiana. E negli stessi giorni un uomo molto addentro ai servizi di sicurezza, che non si è firmato, ha mandato una lettera anonima piena di riferimenti molto precisi ai magistrati di Palermo che fanno il processo sulla trattativa, con scritto che era a rischio la vita del pubblico ministero Nino Di Matteo e che bisognava assolutamente impedire un governo fatto di comici e di froci. I comici, uno ne conosciamo,
ed è Grillo. I froci, termine molto elegante per definire gli omosessuali, potevano essere o Nichi Vendola o Rosario Crocetta, che proprio in quella fase stava iniziando quello strano esperimento in Regione Sicilia con un governo di minoranza appoggiato a seconda di quello che faceva dal Movimento 5 Stelle. Quindi quello non è un pizzino della mafia, quello è un pizzino di uomini delle istituzioni e dei servizi collegati con la mafia, i quali hanno detto chiaramente che il loro programma di governo era esattamente lo stesso delle autorità europee e dei loro rappresentanti in Italia, cioè evitare con ogni mezzo, non con l'arma finanziaria ma con altri tipi di armi, l'avvento al governo in Italia di gente, diciamo, non controllabile. E questo voleva dire con quell'espressione i comici e i froci. Naturalmente un Presidente della Repubblica che avesse detto io mi ribello a questi diktat ci poteva anche stare, Prodi sicuramente si sarebbe fatto impiccare pur di non riportare al governo Silvio Berlusconi, che, lo dico tra parentesi, le elezioni le ha straperse, avendo perso 6 milioni e mezzo di voti ed essendo arrivato terzo con il 21, qualcosa per cento. Se non c'era Monti arrivava terzo su 3, visto che c'era Monti è arrivato terzo su 4. No, perché qualcuno vi dice che poi c'è stata una grande rimonta, una grande vittoria. Non c'è stata nessuna grande rimonta e nessuna grande vittoria. C'è stata la più cocente sconfitta di questo ventennio. Ha dimezzato i suoi voti. Prodi si sarebbe fatto impiccare pur di non riportarlo al governo. Quindi certamente se fosse salito Prodi avrebbe lavorato per mettere d'accordo quelli che le elezioni le avevano vinte, non quelli che le avevano perse, o quelli che non le avevano vinte abbastanza. Il PD aveva un rigore a porta vuota, l'ha tirato in tribuna, ma comunque è il partito che è arrivato primo calcolando anche i voti esteri. Senza calcolare i voti esteri è arrivato primo il 5 Stelle, però il PD aveva l'apparentamento con Sel, mentre i 5 Stelle non avevano altre liste apparentate. Era chiaro, aspettava il Partito Democratico fare la prima mossa, ma Prodi certamente avrebbe lavorato perché la prima mossa fosse quella che qualcuno crede che abbia fatto Bersani, ma che Bersani non ha mai fatto, e cioè chiedere ai 5 Stelle di governare insieme. La stessa cosa avrebbe fatto ovviamente Rodotà. Tenete presente che qualunque soluzione fosse uscita dalle consultazioni sarebbe stato comunque un tradimento del voto, perché nessuno dei tre partiti aveva mai detto ai suoi elettori andremo al governo con uno degli altri due. Grillo diceva PDL, PD-L sono la stessa roba. Il PD diceva dobbiamo battere i due populismi, quello di Berlusconi e quello di Grillo, che erano messi sullo stesso piano. Berlusconi naturalmente non aveva nessuna intenzione di governare né col Grillo né con Grillo, né ufficialmente aveva il coraggio di dire che voleva governare col PD prima delle elezioni, altrimenti i suoi elettori avrebbero detto ma allora scusa, perché ci chiedi i voti? Anzi, aveva ritirato fuori il vecchio armamentario dei comunisti e cazzate varie. Quindi era chiaro che qualunque soluzione di compromesso sarebbe stato un tradimento della volontà popolare. Si trattava semplicemente di vedere se era utile ritornare immediatamente a votare, col rischio che più o meno la gente rivotasse nello stesso modo, e che quindi il problema fosse semplicemente procrastinato con una spesa enorme di nuove consultazioni, oppure se non era il caso di mettere in piedi un qualcosa che durasse qualche mese, che facesse tre o quattro
riforme, a cominciare da quella elettorale, e che poi ci riportasse a votare in condizioni di normalità. Ed è chiaro che fra tutti i tradimenti che si potevano fare della volontà popolare, quello meno eclatante e quello meno traumatico era sicuramente una forma di coabitazione fra quelli che erano arrivati primi e quelli che erano arrivati secondi, il cui elettorato non è certamente sovrapponibile, perché l'elettore di Grillo ha ben poco a che fare con l'elettore del PD, ma senz'altro possiamo dire che se il centro-sinistra fosse il centro-sinistra, il Movimento 5 Stelle manco esisterebbe, perché in tutto il mondo il centro-sinistra si occupa di quasi tutto ciò che Grillo va predicando da solo, cioè la green economy negli altri paesi la praticano governi preferibilmente progressisti, ma persino conservatori, e le energie alternative, e i rifiuti, e, insomma tutte le cose, è inutile che stia qui a casa vostra a ripetervele, non se le ha inventate Grillo, in Italia se le ha inventate Grillo, negli altri paesi sono il pane quotidiano dei movimenti della sinistra, ambientalisti, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che non era così mostruoso come mettere insieme un elettore del PD con un elettore di Berlusconi, mettere insieme un elettore del PD con un elettore di Grillo. Il problema è che mentre gli elettori del PD e del 5 Stelle sono non simili ma contigui, gli eletti del PD sono molto più vicini, si sentono molto più vicini a Brunetta, a Quagliariello, a quella banda lì, che non ai ragazzi che 5 Stelle ha mandato in Parlamento, tant'è che li guardano come se fossero i mostri, degli oggetti misteriosi. Poi da quando sono messi addirittura a difendere la Costituzione, una cosa proprio da sospenderli dal Parlamento. E quindi è chiaro che la cosa più importante era quale capo dello Stato sarebbe venuto fuori. Dal capo dello Stato avremmo capito il governo, dal frutto dall'albero avremmo capito i frutti. Quindi scontata la prima fase di consultazioni, che è stato un capolavoro di ambiguità da parte di Bersani e di ingenuità da parte dei 5 Stelle, Bersani che andava al Quirinale a chiedere i voti per un governo di cambiamento, Napolitano, devo dire giustamente, gli chiedeva scusa in Senato chi te lo vota, lui rispondeva ma adesso vediamo, e l'altro diceva no, guarda che io l'incarico te lo posso dare quando tu mi dici i numeri e anche i nomi di quelli che te lo votano, perché la matematica non è un'opinione, grazie al Porcello mai la maggioranza alla Camera, al Senato non ce l'hai nemmeno se piangi cinese. E infatti iniziò quel ridicolo scouting, come chiamano lo scilipotismo quando lo fa la sinistra, no? Quando lo fa la destra è scilipotismo, quando lo fa la sinistra è scouting, ma è sempre compravendita di voti per tradire gli elettori, anche se gli cambiano il nome e usano l'inglese. Quando usano nomi inglesi, preoccupatevi. La service tax è un inchiappettamento detto in inglese, è esattamente come lo scouting. Conseguenze sono che mentre fingevano di dialogare con i 5 Stelle per fare il governo, per il Presidente della Repubblica sono andati da Berlusconi. Adesso dicono che il centrodestra deve darsi un altro leader, ma loro sono andati da quel leader a concordare il Presidente della Repubblica da decidere insieme. E quando qualcuno gli diceva ma com'è che dite di voler fare il governo appoggiato dai 5 Stelle, però poi per il Presidente della Repubblica vi rivolgete non ai 5 Stelle ma a Berlusconi, e loro rispondevano beh, ma perché il Presidente della Repubblica deve essere condiviso. Sì, ma con chi? Visto che i blocchi sono tre, se lo condividi con Berlusconi ovvio che non lo puoi condividere con i 5 Stelle. Allora perché fai, no? L'ambidestro, vai a vela e a motore, da una parte dici di voler andare con i 5 Stelle, vedete la malafede,
sono andati da Berlusconi e Berlusconi nella rosa dei nomi, peraltro gli piacevano tutti, era anche in imbarazzo di fronte ai nomi che gli ha presentato Bersani, c'era D'Alema e gli piace tantissimo, c'era Violante che lo fa impazzire, c'era la Finocchiaro idem, disposta a tutto, c'era coso, come si chiama, Marini, poi c'era la Cancellieri, gli piacevano tutti, alla fine ha tirato a sorte, è venuto fuori Marini. Naturalmente Marini è stato impallinato in prima elezione, ma quando si va a votare per il presidente, se uno crede in un candidato, insiste per vedere se cresce o cala. L'hanno immediatamente accantonato dopo una votazione, perché poi, oltre che in malafede, sono anche di una stupidità incredibile. Infatti, dopo Marini concordato con Berlusconi, che cosa fanno? Opzione Prodi, cioè il contrario. Uno che Berlusconi lo odia, Berlusconi ha detto tutti tranne Prodi, mettono Prodi, al mattino lo acclamano all'unanimità nel gruppo misto parlamentare, cioè Camera-Senato, 6 ore dopo 120 voti mancanti. Perché dico 120? Perché alcuni di 5 Stelle e alcuni di Monti hanno votato Prodi, quindi ce ne sono voluti 120 di traditori del PD, guardate, sono tanti 120, sono tantissimi, sono il 7, sono il 13-14% dell'intero Parlamento, figuratevi della delegazione del PD quanto sono. Ogni corrente ha portato il suo obolo di franchi tiratori. Non è vero che sono solo dalemiani, renziani, fioroniani, sono anche veltroniani, sono anche franceschiniani, sono di tutte le correnti. Tutte le correnti hanno garantito il tributo di sangue ai veri padroni della politica italiana, che sono Berlusconi e Napolitano. Napolitano era il vero candidato di Berlusconi. Impallinano Prodi, uno dice riprovaci, fai un appello a Grillo. Grillo aveva fatto un appello a Bersani dicendo vota Rodotà insieme a noi e poi si apriranno praterie per il governo. Ha detto Grillo, credo che abbiano dovuto drogarlo per fargli dire una roba del genere, però l'aveva detto proprio, c'è un video con la porta dell'armoire che gli sbatte sulla schiena mentre viaggia l'hai fatto tu, quindi lo sai, sul camper, no? C'è proprio il video che lo testimonia, lui chiede i voti per Rodotà e dice poi è ovvio che si fa il governo insieme, lo dice proprio Grillo. E non lo vuoi ascoltare? Fagli una controproposta, Grillo ci vota Prodi e noi facciamo un governo presieduto da Rodotà, poteva anche essere un'idea, se non altro davano un segnale di prendere in considerazione ciò che dicevano di volere per il governo. Niente, invece di cercare altri consensi su Prodi, mettono da parte anche Prodi. Perché? Perché Prodi l'hanno candidato solo per bruciarlo, solo per bruciarlo. Per cui quando oggi dicono ce lo potevano votare anche i grillini, intanto glielo devi chiedere, come minimo, è il minimo, chiedere. Costa niente, educazione. Chiedilo. Dice ma stava nella rosa, sì, ma era all'ottavo posto. Le classifiche si fanno per vedere chi vince, non chi perde, quindi è chiaro che era una terza, quarta scelta, quindi bisognava chiederlo e poi dire però facciamo il governo Rodotà, facciamo il governo Zagrebeschi, questo era una cosa, non ci hanno nemmeno provato. Perché? Perché lo volevano bruciare. Bruciato Prodi, che cosa fai? Beh, è il terzo giorno di votazione, non è che sono passati dei mesi, abbiamo avuto delle elezioni di Presidenti della Repubblica che sono durate un mese. Napolitano è arrivato alla 24esima, ci sono presidenti che hanno dovuto votare 30 volte, 30... Chiaro che è un movimento democratico nel senso che parte dal basso, dall'organizzazione dei meetup, che ha un collegamento molto forte
con il territorio di provenienza di coloro che poi rappresentano pro tempore il movimento stesso, ma allo stesso modo è un movimento molto marchiato dalle idee e dalle scelte che di volta in volta fanno Grillo e Casaleggio, quindi diciamo, c'è una dialettica molto interessante da studiare tra la spinta dal basso e la spinta dall'alto, che è spesso un'incudine, un martello tra i quali si trovano i parlamentari che poi devono prendere delle decisioni a tamburo battente, perché in Parlamento sei chiamato a votare continuamente per delle cose che spesso non conosci e che quindi devi prendere delle scelte veramente in maniera fulminea, certamente non c'è il modo di farsi telecomandare. Quindi la selezione delle candidature è avvenuta con lo strumento delle parlamentarie, che da un lato è sicuramente uno strumento trasparente, perché si sa chi sono gli iscritti abilitati a votare. Il fatto che sia trasparente non vuol dire che garantisca un buon livello di rappresentanza. Ci sono alcuni squilibrati in Parlamento con lo strumento delle Quirinali, insomma quelli che dicono che gli americani l'attentato alle Torri Gemelle se lo sono fatto da solo, secondo me sono gli squilibrati. Altra cosa è dire che non tornano le ricostruzioni ufficiali, su quello sono d'accordo anch'io, non ci raccontano la verità. Ma da lì a dire da soli mi sembra un po' forte, bisognerebbe portare le prove, non basta un ufficiale per immaginarne un'altra senza portare le prove. Quindi io penso che ci siano alcuni che non sono all'altezza, uno se n'è andato, insomma uno che andava tutti i pomeriggi da Barbara D'Urso, obiettivamente deve avere dei problemi, insomma uno che va tutti i giorni, io capisco capitare ogni tanto dalla D'Urso, se vuoi andare tutti i giorni dalla D'Urso, ma veramente sei disturbato forte. Quindi è chiaro che la scelta oppure quella che ha scoperto che Grillo era il problema vero del Movimento 5 Stelle, no? Quella che è stata, secondo me, hanno fatto male a espellerla, ma insomma anche lei doveva avere dei problemi, insomma ti sei iscritto a un movimento, ti sei fatta eleggere e poi scopri che il movimento ha un problema, il suo fondatore, beh insomma adesso... Io non mi sono mai iscritto nemmeno a una bocciofila, ma proprio perché non voglio avere dei leader, ma insomma se c'è una cosa chiarissima è che il leader del Movimento 5 Stelle è Grillo, ecco, perché se non ci fosse stato Grillo in campagna elettorale la signora non portava a casa nemmeno i voti della sua famiglia, quindi è evidente che ci sono delle persone che non si sono rivelate all'altezza, per fortuna relativamente poche. Mentre ce ne sono degli altri che lavorano molto bene, ma lavorare in Parlamento cosa vuol dire stando all'opposizione? Significa fare delle battaglie di testimonianza, perché in Parlamento i lavori parlamentari si riducono a mettere il timbro sui decreti del governo che poi per convertirli in legge chiede la fiducia. È una prassi inaugurata da Berlusconi, proseguita da Monti e continuata da questi qua. Il Parlamento quindi non fa proposte, non discute proposte proprie, non approva proposte proprie. Leggi di iniziativa parlamentare, zero. Quindi di costruttivo cosa fai? Niente. Perché ciò che volevi aprire con l'apriscatole in realtà è una scatola vuota, non c'è niente. C'è però un ruolo importante che è quello di fare opposizione. Grazie, senza opposizione non reggono. Da questo punto di vista, dopo anni e anni in cui l'unica opposizione la faceva Di Pietro con il suo 4-5%, il fatto di avere un'opposizione del 25% più SEL, che spesso si unisce e che fa 3, è molto importante. Vuol dire avere un terzo del Parlamento che controlla gli altri due terzi. Non è mai successo negli ultimi 20 anni che ci fosse un'opposizione vera. C'era prima l'inciuccio, facevano finta di fare l'opposizione.
si opponevano alle leggi vergogna dopo essersi assicurati che ci fosse la maggioranza per approvarle, altrimenti uscivano. È successo per lo scudo fiscale, è successo per la legge Cirielli, è successo tante volte. Quando Berlusconi, per le assenze dei suoi, rischiava di non far passare le leggi vergogna, quelli del PD o del centro-sinistra facevano mancare un numero sufficiente dei loro per fare in modo che le leggi vergogna passassero. Questa non è opposizione, questa è una truffa. Adesso c'è un'opposizione irriducibile che infatti sorprende, sono tutti sorpresi. Dicono che è un'opposizione fascista perché non è costruttiva. L'opposizione non deve essere costruttiva, l'opposizione deve opporsi. Dopodiché deve proporre delle cose. Ma se in Parlamento qualunque cosa si proponga, ma dico anche quello che propone il PD in Parlamento, anche quello che propone il PDL in Parlamento, anche quello che propone Monti, non viene mai messo ai voti perché non esistono leggi di iniziativa parlamentare. Che speranza mai può avere i 5 Stelle, che stanno pure all'opposizione, stanno sul culo a tutti, che gli votino le loro proposte? Quindi la loro funzione molto importante è quella di fare opposizione. Naturalmente fare opposizione vuol dire anche insinuarsi nelle contraddizioni della maggioranza. Dato che nel PD per fortuna non sono tutti uguali, perché come hanno degli elettori infinitamente migliori degli eletti, poi alcuni eletti del PD sono anche infinitamente migliori di altri eletti. Per esempio c'è un certo Giachetti che fa delle battaglie secondo me sbagliate sulla giustizia, ma ha fatto una battaglia giustissima, cioè ha fatto un ordine del giorno che impegnava la Camera a cambiare subito il Porcellum. Non aprendo una discussione su cosa metterci al posto, perché ogni volta che si apre la discussione su cosa mettere al posto del Porcellum è finita lì, nel senso che ognuno ha 2 o 3 ricette diverse da quelle degli altri e il Porcellum rimane. Giachetti ha detto: visto che ognuno di noi ha 80 ricette diverse e non ci metteremo mai d'accordo, perché nessuno avrà mai il 51% del Parlamento, noi cancelliamo il Porcellum e ripristiniamo la legge precedente. Mattarellum non è il non plus ultra, c'ha la quota proporzionale, c'è un sacco di cose che non vanno, però è il paradiso al confronto. Così leviamo il pretesto a quelli che dicono che non si può votare perché c'è il Porcellum, che è la stessa ragione per cui Grillo, secondo me dicendo una cazzata, ha detto: piuttosto che restare fermi votiamo col Porcellum, perché è una cazzata, perché tutti gli hanno detto: ah, ecco, allora Grillo vuole il Porcellum, voleva dire un'altra cosa ma ha detta male. Giachetti privava questi signori dell'alibi che finché non si è ritrovata un accordo sulla nuova legge elettorale non si vota e ci teniamo questa schifezza di governo. Giachetti gli levava l'alibi, i 5 Stelle gli hanno votato l'ordine del giorno, a quel punto il PD non ha più votato l'ordine del giorno Giachetti, perché? Perché se no passava, e se non, il governo non aveva più l'alibi che stava in piedi per assicurare un accordo sulla legge elettorale, cascava il giorno dopo. No? Quindi spesso capita che uno possa, quando diventa furbo, è un po' scafato e conosce un po' i meccanismi, ed è difficile conoscerli fin dal primo giorno, bisogna impratichirsi, ci si infila anche nelle contraddizioni altrui. L'ultima cosa è quello che avviene sulla Costituzione. Beh, questa è una cosa fondamentale, questa non è una legge che va e viene. Costituzione è la legge delle leggi, è la nostra garanzia, è l'unico scudo che ci è rimasto. In una pletora di poteri terzi e arbitrali che sono diventati parziali, secondi o primi, la Corte Costituzionale con Giuliano Amato è ancora meno indipendente di quanto già non lo fosse prima, il Quirinale non è affatto terzo, è un giocatore che gioca le partite, che ha smesso da tempo la giacchetta nera, e avanti di questo va la Costituzione, è lì. Per questo la vogliono scardinare. Adesso stanno cercando di scardinare il lucchetto per aprire la porta e fare la razzia. Il lucchetto è l'articolo 138 che stabilisce
un iter molto preciso per cambiare pezzi della Costituzione. Cioè lo devi votare la Camera, poi lo deve votare uguale il Senato, poi si fanno 9 mesi, non 9 mesi per perdere tempo, come si dice, 9 mesi perché i cittadini devono essere coinvolti e interpellati su quello che stanno facendo, non su una legge ordinaria ma sulla legge delle leggi. Poi, dopo aver consultato i cittadini, si ritorna a votare e se niente va cambiato dei primi 2 voti, si fa ancora un voto alla Camera e ancora un voto al Senato. Se le 4 votazioni sono tutte uguali, cioè il testo non è mai stato emendato, a quel punto si va a vedere quanti voti ha preso il testo finale. Se ha preso soltanto la maggioranza semplice, cioè il 50+1%, si fa il referendum perché i cittadini devono poter bocciare o sposare la riforma che è stata fatta. Questo dice il 138. Non gli piace, vogliono fare tutto alla svelta e quindi stanno cambiando il 138 per togliere quell'intervallo di tempo tra le 2 doppie votazioni. In più, come ricordava lui, la nuova Costituzione, per la parte che hanno deciso di riscrivere, non la sta riscrivendo un'assemblea costituente, la stanno scrivendo dei signori che non sono mai stati eletti per fare ciò che stanno facendo, tant'è che al loro interno sono quelli che i giornali servi chiamano i saggi. Io conosco un sacco di gente saggia che non fa parte di questi saggi, credo che anche voi. Non esistono i saggi, sono degli amici di Napolitano, del PD e del PDL e di Monti, rappresentanza dei 5 Stelle zero, rappresentanza degli 8 milioni e mezzo di elettori dei 5 Stelle zero, rappresentanza di SEL zero, no? Rappresentanza di tutti i partiti che non sono entrati in Parlamento ma che comunque hanno le loro percentuali di voti inferiori al 4%, zero, che riunendosi ogni tanto in qualche loggia, ogni tanto in qualche scantinato, in futuro anche in un resort piuttosto lussuoso e costoso vicino Civitanova Marche, stanno riscrivendo la Costituzione. Poi arriverà il manufatto e il Parlamento lo potrà votare a tappe forzate perché stanno scardinando il 138. Dice, ma dovrebbe succedere il finimondo, cioè tutti quelli che in questi anni hanno difeso la Costituzione dalle manomissioni di Berlusconi e di Bossi ai tempi della baita del Cadore, chissà che cosa dovrebbero fare adesso. Niente, zero. Tant'è che un piccolo quotidiano, il Fatto Quotidiano, si è preso la briga di raccogliere ad agosto le firme e ne sono arrivate 440.000. Che sono il quintuplo di quelli che ogni giorno comprano il Fatto o sono abbonati al Fatto, quindi vuol dire che non è una fissazione del Fatto e dei suoi lettori, è una cosa che col passaparola si estende. Se qualcuno di voi non ha firmato, per favore, basta andare sul sito del Fatto Quotidiano e si clicca con una semplicissima procedura. Ci sono riuscito persino io, quindi vi assicuro ce la potete fare, e io non sono molto tecnologico. Ecco, la cosa importante, la seconda votazione, la porcata sul 138, cioè la scorsa settimana, i 5 Stelle hanno srotolato uno striscione sul tetto della Camera e l'hanno occupata per 2 o 3 giorni. Non c'era scritto vaffanculo, c'era scritto la Costituzione è di tutti. La Rottermeier che presiede la Camera li ha sospesi con voce da segreteria telefonica per 5 giorni. Io credo che
quando qualche giornalista straniero viene in Italia, osserva quello che succede e lo racconta nel suo paese, gli mancano le parole. Cioè l'idea che chi difende la Costituzione da una masnada di cialtroni che la vogliono manomettere viene sospeso dal Presidente della Camera invece di essere abbracciato e ringraziato, no? È una cosa che credo all'estero fatichino proprio a trovare le parole per spiegarlo. Perché non esiste all'estero continuamente cambiare la Costituzione, non esiste, non c'è nessuno che ci prova nemmeno, al massimo cambiano un articolo quando scoprono che è passato di moda o che va rinnovato o che va aggiornato, ma l'idea di cambiare ampie parti della Costituzione con la scusa di ridurre il numero dei parlamentari, perché sono fortissimi, dicono che vogliono ridurre il numero dei parlamentari, no? E poi che cosa fanno? Fanno il presidenzialismo, il semipresidenzialismo, non c'entra niente, però intanto dicono sempre che lo fanno per ridurre il numero dei parlamentari, nella speranza che la gente abbocchi, perché? Perché ci sarà comunque un referendum. Ma quando c'è stato il referendum contro la devolution, deciso da quei quattro ubriaconi nella loggia, nella baita del Cadore, no? Tra un grappino e l'altro, no? La battaglia contro quella porcata la condusse Oscar Luigi Scalfaro, presidente del comitato, no? Seguito da una marea di associazioni di centrosinistra, di tutto il mondo del centrosinistra. Adesso che c'è il PD in mezzo a quella manica di ubriaconi, non c'è più neppure Repubblica che dica niente su questa roba, anzi c'è Scalfari che dice che è cosa buona e giusta manomettere la Costituzione soltanto perché il suo amico Napolitano lo vuole e i suoi amici di partito lo vogliono. Allora questa è la cosa preoccupante, al referendum le larghe intese si faranno sentire perché ci sarà un fronte del sì enorme con tutti dentro e un fronte del no con uno o due giornali e uno o due movimenti. Ti leggerei un po' di domande che sono arrivate dalle persone che sono qui. In alcuni casi si tratta di temi che hai già lambito in precedenza. Ecco, ad esempio ti chiedevano Letta Premier, tu prima parlavi di come la scelta di un, insomma, a cominciare dalla Presidenza della Repubblica, di una persona che fosse considerata affidabile da, all'esterno dell'Italia, insomma in Europa, dai mercati finanziari, sia stata determinante. E allora ti chiedevano se forse anche Letta, magari non l'avrà scelto Berlusconi, ma forse l'ha scelto anche qualcuno fuori dall'Italia, anche lui è considerato affidabile nazionale, e insomma citavano questa coincidenza che nel 2011 Bilderberg ha invitato Monti, l'anno scorso Letta, e combinazione sono gli ultimi due presidenti del Consiglio che abbiamo avuto. E un'altra persona ti chiedeva invece se alle prossime elezioni sarebbe conveniente per il Movimento 5 Stelle presentarsi come un candidato alla Presidenza del Consiglio, non come è successo la volta scorsa. E infine quale tipo di riforma elettorale secondo te sarebbe non tanto la più conveniente, ma la più adatta a rappresentare la pluralità di forze politiche che ci sono in questo Paese? Perché poi, insomma, forse l'ultimo anno ha dimostrato che il tentativo fatto nel 2008, forzato più che fatto da Veltroni da una parte e Berlusconi dall'altra, di costruire un sistema bipartitico più che bipolare, spazzando via tutto quello che c'era intorno, è fallito, perché poi insomma, le ultime elezioni avevano addirittura quattro blocchi o partiti anziché due, e quindi insomma. La domanda qui è quale tipo di riforma elettorale secondo te sarebbe auspicabile, comunque più rappresentativa del quadro politico e insomma dei arrivando dei... telegraficamente. Allora, la prima domanda, quella su Letta scelto da circoli esteri, no?
il Bilderberg, non mi ricordo nemmeno, non so nemmeno come si pronuncia, ma in ogni caso è un gruppo di potere che riunisce persone di potere, ma non ha il potere di nominare i presidenti del Consiglio. È chiaro che invita persone che fanno parte di certi circuiti, perché le vuole conoscere, perché le vuole mettere in connessione con altre, è una specie di loggia di altro genere, insomma, di tipo magari meno iniziatico e più finanziario, che dà la sua benedizione a certi personaggi e ci tiene al fatto che la frequentino. Quindi è un rapporto biunivoco, nel senso che serve a loro avere persone che sono in carriera e serve alle persone in carriera per accreditarsi presso gli altri che magari la carriera l'hanno già fatta. Letta è lì soprattutto perché è nipote di suo zio, al di là di tutto, sempre all'interno di quel pilota automatico che certamente non consentirà mai a nessun soggetto stravagante di diventare Presidente del Consiglio o Presidente della Repubblica. Insomma, siamo anche l'unico paese dove chiunque discuta sull'euro, io premetto che non ho ricette, io non sono di quelli che dicono che bisogna uscire e nemmeno di quelli che dicono che bisogna entrare, perché penso che per parlarne bisognerebbe avere degli studi seri in tema di finanza monetaria, che molti di quelli che parlano ho l'impressione che non abbiano condotto questi studi. Io non li ho condotti, non mi pronuncio, però mi interessa sentire il dibattito non fra i cialtroni che infestano il web, ma fra gli esperti veri come il professor Bagnai e come tanti altri, che dicono delle cose che mi interessano. È stupefacente che un tema che è all'ordine del giorno delle accademie e della politica negli altri paesi da noi sia considerato un tabù, per cui chiunque osi parlare semplicemente dell'euro viene preso come un nemico della patria e come uno da mandare al confino. Quindi certamente chiunque metta in discussione questo sistema non ha alcuna speranza di avvicinarsi alla stanza dei bottoni all'interno di questo sistema che si è riconsolidato nel modo che abbiamo descritto dopo le elezioni. È chiaro che basta un niente, Poi immaginate che cosa sarebbe successo se il PD avesse preso un punto in meno e i 5 Stelle un punto in più. Il premio di maggioranza sarebbe scattato per i 5 Stelle alla Camera e avrebbero dovuto esprimere loro il Presidente del Consiglio. Magari avrebbero fatto dei disastri, magari no, non lo sappiamo. Però per dire, non lo sto dicendo per dire né l'abbiamo scampata bella né abbiamo mancato una grande occasione, sto dicendo che basta pochissimo in una fase così magmatica perché questo sistema crolli. È riuscito forse per l'ultima volta a consolidarsi e a compattarsi. A me ricorda i cadaveri che si chiudono la tomba dall'interno, che si inchiodano dall'interno la bara, no? Proprio hanno coperto tutto, hanno evitato qualunque spiffero da fuori, sono riusciti a salvarsi ancora una volta, ma dando l'impressione che sia l'ultima. Chi lo sa che cosa succede? Certamente Letta è uno dei tantissimi che avrebbero potuto stare lì e fare esattamente il nulla che sta facendo lui. Cioè, non è che ci vogliano dei gran cervelli per non fare una mazza e rinviare l'IMU o cambiarle il nome, ci riusciva chiunque di noi. Quindi non è che stiamo parlando di un cervello superiore che è stato creato nel laboratorio del Bilderberg, è un ragionat dei tanti, è un po' la verità, fa veramente pena, cioè, pazzesco, Enrico Letta è uno sfigato, diciamo la verità, è uno dei tanti sfigati che ci sono in Parlamento. Se togliete Letta e mettete un altro, voi vedete che ne potete mettere altri 40, 50 al suo posto, sono tutti uguali, tutti formattati, non fanno nulla. Non fanno nulla, non fanno nulla, galleggiano, sono dei sugheri. L'altra domanda era quella
su la, la legge elettorale. La legge elettorale e insomma l'ipotesi che alle prossime elezioni 5 Stelle si presentino già con un candidato. Beh, sarebbe, sarebbe contro, mi pare, la loro natura, la loro filosofia, perché se loro pensano che bisogna scindere nettamente il ruolo di amministrazione dal ruolo di, del legislativo e della politica, e predicano che i cittadini devono andare in Parlamento, non mi pare che dicano anche che i cittadini devono andare al governo. I cittadini devono andare in Parlamento a controllare quello che fa il governo e a fare le leggi, ma poi ci vogliono degli esperti, delle persone che non appartengono né al Movimento 5 Stelle né a nessun altro movimento. Alcune le abbiamo citate, ma adesso Napolitano ne ha fatta una buona, ha messo Renzo Piano e Carlo Rubbia senatori a vita, ma è magnifico. Una volta che i 5 Stelle vengono eletti e vanno alle consultazioni, dicono: a noi piace Renzo Piano, vogliamo un governo di Renzo Piano, per esempio. L'architetto più famoso del mondo, uno che ne sa di green economy, leggete la sua intervista stamattina su Repubblica, più di tutti i politici messi insieme, per dire, cioè vogliamo Bagnai, vogliamo, cioè non mica devono prendere qualcuno del movimento, quindi non credo che sia nel loro DNA quello di indicare prima uno con la patacca, con la coccarda del movimento, che in quanto appartiene al movimento sarebbe un ottimo premier. Magari c'è, magari non c'è. Secondo me è molto più utile spersonalizzare. Io trovo incostituzionale, e questa è una responsabilità di Ciampi, che sia stato consentito a Berlusconi e quindi a tutti gli altri di mettere i nomi dei candidati premier nel cerchietto della lista. È una cosa incivile, non c'entra niente. Tu stai eleggendo i parlamentari in una repubblica parlamentare, il governo viene espresso da quei parlamentari, non ci deve essere scritto niente dentro. Semmai c'è scritto il nome del leader, non il nome del presidente, che il presidente lo decide il capo dello Stato dopo aver sentito il Parlamento. Questo è il nostro ABC costituzionale. Poi c'era l'ultima, era sulla legge elettorale. Naturalmente ognuno è libero di scegliere quella che gli piace di più. A me piace molto il modello francese perché contiene incorporate le primarie. Quando si fa il doppio turno, al primo turno si presentano tutti i partiti singolarmente, ciascuno con il suo candidato in quel collegio. Se io in quel collegio presento uno bravo, uno conosciuto, uno legato al territorio, e il mio partito è piccolo, e il partito grande presenta un cazzone, uno sputtanato, un imputato, uno che viene da un altro collegio che nessuno lo conosce, paracadutato, può persino darsi che io, piccolo partito, col mio candidato molto rinomato, riesca a prendere più voti del cialtrone candidato dal partito grande. In ogni caso si fanno le somme e al secondo turno vanno i due più votati. Naturalmente gli elettori che sono andati entusiasticamente a votare per il loro candidato al primo turno, al secondo turno gli potrà capitare che non gli piaccia nessuno dei due candidati, perché magari il loro è stato escluso, e allora o non vanno a votare oppure vanno a votare quello che è meno lontano da loro. Ma così facendo si fanno le primarie obbligatorie, perché al primo turno sono i cittadini a scegliere le due teste di serie che vanno in finale. E quindi questo naturalmente crea un effetto opposto a quello che crea il Porcellum. Mentre il Porcellum crea dei signori nessuno, che non devono conoscere nessuno e che nessuno deve conoscere, e che non fanno nemmeno campagna elettorale. Perché? Perché se stanno al secondo posto o al terzo posto nella lista del PD, anche se se ne vanno in vacanza in campagna elettorale, tanto escono lo stesso.
E se uno ci mette tutto l'impegno del mondo per fare leggere il numero 28 della lista del PD, non ci riuscirà mai. Perché? Perché si sa esattamente prima quanti ne escono nei singoli collegi con le liste bloccate. Questo naturalmente fa sì che l'eletto non dipenda dagli elettori che non ha e che non conosce, ma dipenda dal segretario del partito che lo ha nominato. E quindi naturalmente dovrà essere obbediente in tutto e per tutto al segretario del partito che lo ha nominato. Perché? Perché se no la volta dopo ne nomina un altro ancora più servile di lui. Se invece uno i voti se li è presi nel suo territorio, il suo partito, anche se si permette di essere molto indipendente in Parlamento, ci penserà due volte prima di segarlo alle elezioni successive, perché c'è pure il caso che la gente si incazzi e non voti per il partito che ha fatto fuori il candidato buono. Quindi il doppio turno secondo me è il migliore. Naturalmente è il sistema più impopolare presso i partiti italiani. Perché? Perché è quello che espropria maggiormente il potere che hanno i segretari, che deriva loro da due fattori. Primo, tengono la cassa. Secondo, decidono le candidature. Però secondo me proprio per questo il doppio turno alla francese col collegio è il migliore sistema elettorale. Io vi volevo ricordare che fra poco si parlerà di diritto al lavoro, diritto alla salute ed economia con l'ex magistrato e scrittore Bruno Tinti e con Giorgio Cremaschi, il sindacalista. Volevo ringraziare Marco Travaglio e ringraziare tutti voi. Grazie mille. Grazie a voi, buona festa.